Con grande piacere quest'oggi abbiamo la possibilità di intervistare un artista che è riuscito a portare la batteria dall'ultima fila del palco al centro della scena, facendola diventare protagonista. Con noi c'è Tullio De Piscopo. Ciao Tullio! Ehi, ciao a tutti! Che piacere, che piacere averti con noi in occasione tra l'altro di un evento molto importante, perché proprio domani ad Ascoli Piceno verrà inaugurato un piazzale a Pino Daniele e quindi... Sì, che meraviglia, che felicità. Questa piazza si trova, mi hanno detto, lì presso Viale della Repubblica. Sì. Vicino alla Camera di Commercio, vicino alla Questura, quindi è ben custodito. E tra l'altro a completare questo evento, nella serata chiaramente, al Teatro Ventidio Basso, ci sarà il tuo concerto. È di questo che vogliamo parlare. Sì. C'è questo bellissimo concerto che è il mio tour che sto portando in giro, Ritmo e Passione. Sì. Con me ci sarà la nuova compagnia di canto popolare, grandi musicisti, grandi professionisti, poi le note magiche delle tastiere di Gio Amoruso e la new band che mi accompagna da anni, quindi saremo 16 artisti sul palcoscenico. Bene. Ma l'importanza di questo concerto è anche a scopo benefico per il reparto di cardiologia, esatto, dell'ospedale di Ascoli Piceno. Infatti ricavato verrà devoluto, quindi sì, sì, un'occasione, sì, importante da non perdere, anche l'occasione per fare un po' di beneficenze in questo caso. Certo. Soprattutto certo. 50 anni di carriera, è questo che voglio sottolineare. È uscito il cofanetto, ci ho messo 2 anni e mezzo per prepararlo, questo cofanetto molto bello, confezionato bene, con 3 CD. Benissimo. Pensate, 56 brani, tra cui 3 inediti. Destino e Speranza, Canto d'Oriente e Funky Virus. Abbiamo brani storici, brani importanti, con grandi collaborazioni, con Mina che canta il nostro caro Angelo, wow, Fabrizio De André col brano Volta la carta dall'LP Rimini, sì, c'è il brano L'era del cinghiale bianco di Franco Battiato, Libertango di Astor Piazzolla, Pino Daniele con Ricci Evans, Gay Cavalier e tante sorprese. E poi naturalmente credo ci sia anche una canzone che io devo raccontarti un piccolo aneddoto, cioè immagina... Sì. Credo fosse il 1988, avevo 16 anni, andavo in discoteca la domenica pomeriggio, perché si andava in discoteca la domenica pomeriggio, e il momento clou della discoteca della domenica pomeriggio era quando il DJ cambiava un po' la musica e partiva una canzone che faceva così. Canto andamento lento. L'andamento depiscopiano, no? Andamento depiscopiano. Santo andamento lento adesso si chiama. Che grazie a Santo andamento lento ho avuto la possibilità economica di poter comprare la casa che la mia famiglia si meritava. E chiaramente, cioè, Tullio De Piscopo è anche tanto altro, non è solo andamento lento, però chiaramente questa canzone è stata importantissima per la tua carriera e anche per la musica italiana, diciamo. Vieni con me. È un inno, esatto, al esatto. Sorriso, un inno al sorriso. Ed è una canzone che chiaramente è presente nel cofanetto dei 50 anni e credo che anche nel concerto sarà una parte importante questa. Sì. Infatti mi chiedono sempre se quel brano lo facciamo. Lo facciamo e anche un arrangiamento particolare. Quindi sarà interessante sentirlo dal vivo domani sera da Ascoli Piceno al Teatro Ventidio Basso. Bene, noi ti aspettiamo. Saremo tutti assieme con un sorriso, perché il sorriso vale tanto. Regalare un sorriso agli altri è la cosa più saggia che possiamo fare per noi stessi. Pensate che ci sono dei tirchi, gli avari, che sono talmente tirchi che non ti regalano neanche un sorriso, neanche che un non sorriso. Costa niente. Vi aspetto tutti al Ventidio Basso, aiutiamo il reparto di cardiologia dell'ospedale di Ascoli Piceno. E sorridiamo. Che non costa niente. Che non costa nulla. Grazie Tullio, è stato un piacere. Grazie. A presto. Ciao. Ciao. Ciao.